apostoli, e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il Tempio e spezzavano il pane a casa, prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e un'anima sola, e nessuno diceva sua proprietà di quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune. Con grande forza gli apostoli rendevano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù, e tutti essi godevano di grande simpatia. Nessuno, infatti, tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case, li vendevano, portavano l'importo di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli, e poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ringrazio Padre Giovanni di avermi chiamato ad introdurre questo lavoro vostro odierno, molto importante per il futuro della vostra parrocchia. Il vero lavoro poi lo farete subito dopo che avrò finito di parlare. Il mio compito è molto breve in realtà quest'oggi. Vuole essere proprio solo un input, un'introduzione a quello che voi farete. Io un po' conosco già dal passato questa parrocchia, come tanti che abitano in Cesena, ed è una parrocchia con mille attività, tutti lo sappiamo. E basti pensare ai movimenti, alle associazioni che sono qui attive. Ora, questa assemblea, di fronte alle tante attività che sono già in atto, deve servire, come poi Padre Giovanni ha già fatto capire a noi, deve servire per mettere meglio a fuoco cosa fare e come farlo. Che cosa manca, che cosa sarebbe più importante fare, non semplicemente andare avanti per inerzia con le attività che da sempre si fanno. Questo è il punto. Ora però, per discernere, la parola spero sia chiara a tutti, discernere cosa vogliamo fare, dobbiamo innanzitutto avere chiaro cosa siamo. E qui la parola centrale è che noi siamo Chiesa. Siamo la Chiesa di Gesù Cristo. E a volte ci può essere un po' di pudore nel dire che apparteniamo alla Chiesa. Non che ce ne vergogniamo, ma così, vero? Che quasi quasi temiamo a metterlo in luce. Non sentiamo, in altre parole, la riconoscenza di essere Chiesa, di appartenere alla Chiesa, la gioia di essere Chiesa e di appartenere alla Chiesa. Ora, che cos'è la Chiesa? Ora, la parola Chiesa, qui è importante ricordarlo, viene dal greco, ecclesia, e dentro c'è la parola kaleo, il verbo che significa chiamare. Siamo Chiesa perché siamo stati tutti chiamati.
chiamati e convocati qui insieme. Quindi il fatto che oggi abbiate scelto di fare una assemblea non ha il significato delle riunioni aziendali che servono per rilanciare l'attività, no, di un'azienda. Ha il significato di vivere, di ricordarci proprio quello che significa essere chiesa, essere convocati, riuniti insieme perché c'è una voce che ci ha chiamati. E qual è questa voce? Ora, secondo il Nuovo Testamento, la Bibbia, in particolare il Nuovo Testamento, questa voce che ci chiama è la parola della vita. Vale a dire, la morte è stata sconfitta e ci è stata donata, e ci è stata promessa una vita piena. Infatti, è vita piena essere amati da un Dio che ci è Padre, che ha dato il suo Figlio per noi, che si è fatto carico di tutte le nostre sofferenze, che ha abbattuto tutte le divisioni che separano gli uomini gli uni dagli altri, divisioni di razza, divisioni di ceto, divisioni di professione, divisioni di età, divisioni di interessi, che ha cancellato l'invidia, ha cancellato la superbia, ha cancellato l'avidità, tutto quello che è all'origine di tante divisioni, di tante violenze, di tanti soprusi che sono nel mondo, che sono la nostra città, che sono le nostre famiglie, che sono il nostro quartiere. Una parola di vita abbiamo ricevuto. In parole semplici, la Chiesa nasce dall'annuncio della morte e dalla risurrezione di Gesù Cristo. È questo che ci fa Chiesa. Niente di più, niente di meno di questo. E questo dobbiamo ricordarcelo sempre. Altrimenti poi andiamo fuori strada. E la Chiesa nasce dove ci sono, c'è una persona o due persone o un po' di più che accolgono questo annuncio che Gesù è morto e risorto per noi. E accogliendo questo annuncio, se l'accolgo io e l'accogli tu, siamo in comunione tra di noi. Una comunione che supera tutte le divisioni, tutte le diversità, tutti i conflitti. Diventiamo una cosa sola. Seconda cosa, sempre per il Nuovo Testamento, questa voce che ci ha chiamati è anche una voce che non solo è di fuori di noi all'esterno, ma è anche una voce interiore. Noi che siamo qui, siamo cristiani, e lo siamo non solo perché qualcuno ci ha parlato di Gesù, certamente non, no? Che siano stati i nostri genitori, i nostri nonni, il nostro parroco, qualcuno c'è stato. Però siamo cristiani anche perché dentro di noi è successo qualcosa, dentro. Qualcosa che è difficile esprimere magari, ma siamo stati raggiunti dall'amore di Dio in un qualche modo, dentro le situazioni della nostra vita, ciascuno a modo suo. E spesso le situazioni della nostra vita sono difficili, lo sappiamo, tanti ostacoli, tante crisi, tanti motivi, vero, di far fatica a sperare nel futuro, eccetera. Però quella parola è entrata proprio dentro le pieghe della nostra vita, è entrata nelle nostre case, è entrata nelle nostre relazioni, è entrata nei nostri sogni, e ha vivificato tutto quello che fa parte della nostra vita. E questo vale per ciascuno di noi che siamo qui, di sicuro. Non lo sappiamo come, io non lo so di voi, lo so un po' di me, ma per ciascuno di voi vale questo. Ora questa voce interiore, il Nuovo Testamento, vero, le parole della fede la chiamano o lo chiamano Spirito Santo, che ci è stato dato nei nostri cuori. Ed è Lui che vivifica la Chiesa